questa era puro sangue. Qui l'85% dei componenti che sono qui nella puro sangue sono stati sviluppati ad hoc per quest'auto. Cioè il concetto di piattaforma, che è tipico delle società che fanno auto di massa, da noi non si applica. Le auto sono uniche, hanno componenti unici. Parola di Benedetto Vigna, ma chi conosce il mondo del cavallino lo sa. L'unicità delle Ferrari moderne in quanto prodotti di extra lusso non appari nel mondo dell'auto. Tant'è che gli investitori preferiscono paragonare Ferrari a un marchio come Hermès. Non storcete il naso, il riferimento è finanziario quando si parla di multipli di fatturato che un'azienda è in grado di generare in borsa. Tornando alle auto, è certo che per continuare a costruire supercar così speciali serve una fabbrica che lo sia altrettanto. E l'hanno appena costruita in quel di Maranello, si chiama E-Building ed è un enorme parallelepipedo alto 25 metri con vetrate enormi e sistemi avanzatissimi per efficientare sia l'edificio che la produzione. E ho avuto l'opportunità di passeggiarci all'interno insieme all'amministratore delegato di Ferrari che mi ha raccontato la visione che c'è dietro questo progetto e nella chiacchierata ho anche provato a parlare della nuova Ferrari elettrica che tanto sta facendo discutere. Se volete sapere cosa mi ha risposto dovete continuare a guardare questo video che continua subito dopo la sigla. Dottor Vigna, entrare in una fabbrica Ferrari da addetto ai lavori è comunque sempre un'emozione. Sì. Entrare nella fabbrica del futuro Ferrari è qualcosa di un po' più... emozione al quadrato. Esattamente. Allora, cerchiamo di spiegare, e magari mi spiega anche a me, sì, che cosa state, diciamo, combinando qui. Nell'era in cui tutti parlano di fabbriche 4.0, anche voi avete fatto la vostra ultra moderna, ultra bella, pulita. Cosa nascerà qui dentro? Allora, è vero, tanti parlano di Industry Fabric 4.0. Io ho fatto in passato, ho lavorato tanto per le fabbriche 4.0, questa io la definirei 5.0. Un più uno. Sì, più uno, perché? Perché in genere le 4.0 ruota tutto intorno alla tecnologia. Ci sono le macchine al centro, invece le persone sono al centro, però con un aiuto maggiore da parte delle macchine. Okay. Abbiamo tanti robot collaborativi, si chiamano, okay, che sono, questi... diamo una mano, questi robot che, diciamo, quando li tocchi si fermano, per esempio, come se fossero altre persone, altri uomini, che però compiono i lavori un po' più pesanti. E questo cambia il modo di costruire le auto, immagino in termini di precisione, ma anche in termini di velocità, di efficienza? Si mettono insieme due requisiti, da una parte la precisione e l'efficienza, dall'altra parte l'aspetto umano artigianale. Che per voi che è fondamentale, perché noi dobbiamo, alla fine vendiamo dei prodotti che sono lì a destare emozioni uniche. Emozioni sia quando uno le guida, sia quando uno pensa come sono state realizzate. Chiaro. E quasi, se vogliamo, una 5.0 è un artigianato industriale. Anche le altre fabbriche, linee di produzione nostre sono così. Questo è un po' un salto nel futuro, perché abbiamo considerato una serie di dimensioni nuove. La possibilità di tecnologie nuove, di maggior rispetto dell'ambiente. L'efficienza tecnica di produzione qua è dettata tanto dall'autoproduzione di energia, sì, con livelli di certificazioni elevatissimi. Avete un campo fotovoltaico sul tetto che, sì, è in grado di rendere la fabbrica completamente... Da solo non ce la fa. Da solo non ce, non la, ce la fa. Okay. Abbiamo bisogno di prendere energia verde dalla rete. Okay. Dal 1 gennaio dell'anno prossimo noi non useremo più, diciamo, gas per produrre energia elettrica. Noi oggi abbiamo un trigeneratore. Okay. Dove bruciamo gas per produrre energia elettrica. Da 1 gennaio dell'anno prossimo lo chiudiamo e useremo tutto quello che sarà fatto qui, sarà fatto con energia verde. L'altra cosa importante è che sul tetto uno vede anche un sistema di canalizzazione per recuperare un sacco di tutta l'acqua piovana. E questo è un tema che non si considera, non se ne parla tanto perché è meno pop, se vogliamo, dell'energia, sì, il recupero delle acque. Sì. Quindi la recuperate e la riutilizzate? La riutilizziamo, per... sì, la riutilizziamo per vari scopi. È vero, spesso si parla solo della, diciamo, dell'inquinamento atmosferico e poco dell'inquinamento idrico o del recupero dell'acqua. Che per un'azienda è fondamentale perché voi quando lavorate anche in materiali avete bisogno e consumate giustamente acqua. Qui cosa nascerà? Cioè nel senso queste sono tutte linee di fatto di assemblaggio, motori, scocche? Questo edificio ha due piani. Ok. Questo piano dove siamo noi, che è il piano superiore, qui verranno realizzati componenti strategici
per le auto elettriche. Okay. Si chiamano assali elettrici, si chiamano motori, si chiamano batterie. Che sono quelli che fanno la differenza tra una macchina termica e una macchina elettrica. Ma soprattutto fra una macchina elettrica speciale e una macchina elettrica assolutamente, normale. Assolutamente. Quindi, voi volete internalizzare quei componenti che possono essere un vantaggio competitivo. E vogliamo fare la differenza, perché di motori elettrici ce n'è tanti. Sì. Cioè, il motore elettrico è relativamente facile farlo. Motori elettrici, alte performance, beh, è lì che noi vogliamo andare. Io ero anni fa al CERN a Ginevra e c'erano dei motori con performance elevate, ma io avevo pensato che sarebbero stati realizzabili in una fabbrica. Noi lo facciamo, quindi lo facciamo qua. Come facevate, come fate ancora i motori termici, diciamo, li fondete direttamente in fabbrica, volete fare tendenzialmente qualcosa di analogo? A piano terra invece assembleremo le auto, assembleremo sia le auto nuove, le elettriche, ma anche le termiche e le ibride. Se noi andiamo a piano terra, settimana prossima, ma già adesso, ci sono le auto termiche e le auto ibride. Quelle elettriche non ancora, dal 26. So che su questo è un po' di segreto. Quindi 2025 l'annunciate, 2026 l'annunciamo, la sveliamo, okay. Diciamo scuscite la bocca. Esatto. Secondo me, l'anno prossimo, è quarto semestre. Okay. E poi nel 26, se uno viene qua, troverà delle auto tutte e tre i colori, non solo i due colori, no? Questo è. Poi è interessante vedere come si riescono a far convivere, se vogliamo, due tecnologie di produzione completamente, diciamo, diverse, l'unione di due mondi all'interno di un unico mondo moderno, insomma, qual è questa? E questa è un'altra caratteristica della fabbrica 5.0. Che non è banale fare perché in genere le fabbriche sono ottimizzate per un processo, sono standardizzate. Certo. Se uno va in linea di produzione normale di automotive, è lo stesso modulo ripetuto n volte, c'è poco intervento umano. Qui invece questa flessibilità è proprio tipica, mette insieme, se vogliamo, l'aspetto umano e l'automazione industriale. Ecco perché io dico è una fabbrica 5.0, sia perché tiene conto delle esigenze industriali, sia perché tiene conto delle esigenze dei clienti, di personalizzazione, e sia perché tiene conto del benessere delle persone che ci lavorano. C'è una luce qui. Impressionante. C'è un'attenzione insomma, che è diversa dalle fabbriche solite. Questo è stato l'abbiamo sempre fatto in Ferrari, anche le altre linee produttive. C'è tanta diciamo attenzione. E poi, se vogliamo, la migliore dimostrazione è che un progetto speciale, un prodotto speciale nasce se le persone sono contente assolutamente. Di farlo nascere assolutamente. In quel modo lì. Un'ultima domanda: gli altri stabilimenti continueranno la produzione di quello che fanno? Ci sarà una maggiore flessibilità, alcune auto si sposteranno fra i vari, diciamo, building. C'è un altro fattore importante: questo edificio ci consentirà di accorciare i tempi di sviluppo delle nostre auto, però c'è sempre opportunità di miglioramento, no? No, non si ferma mai. Oggi produciamo nella cosiddetta linea pilota alcune auto di bassi volumi. Beh, grazie a questo edificio possiamo rivedere il layout della linea di produzione e continuare a migliorare sui tempi di sviluppo. Fondamentale. Immagino con processi che sono quasi unici al mondo, perché non ci sono altre aziende come la vostra che richiedono. Quindi c'è tanta Italia anche assolutamente. Nel come avete progettato. Noi mettiamo insieme la tecnologia con questa dimensione artigianale. Ci sono, se uno va a vedere, gli accoppiamenti che ci sono tra le varie parti dell'auto sono davvero uniche. In una linea di produzione standard automotive non le fai queste robe, no? No, poi voi riuscite ad avere, diciamo, una componentistica di primo ordine su produzioni anche adesso. No, questa è la puro sangue, no? Questa è la puro sangue. Qui l'85% dei componenti che sono qui nella puro sangue sono stati sviluppati ad hoc per quest'auto. Cioè il concetto di piattaforma che è tipico delle società che fanno auto di massa, da noi non si applica. Le auto sono uniche, hanno componenti unici. È finita, diciamo, davvero l'era per un'azienda come la vostra, insomma, del tra virgolette carryover che si vede in tante nell'industria dell'auto ovunque, cioè, diciamo, ognuno ha le sue esigenze. Qui noi, facendo prodotti di lusso, abbiamo devi avere un prodotto unico, dalla vite, diciamo, al dettaglio. Ovviamente che non vedi magari necessariamente. Sì, bisogna farlo. Certo, diciamo che non si può gestire una società che fa tante auto allo stesso modo in cui si gestisce una società che fa piccoli volumi. Noi l'anno scorso abbiamo fatto 13.600 auto. Cioè, questa è una società, diciamo, di grossi volumi, li fa forse in un turno lavorativo. E non c'è dubbio. Questa fabbrica poi consentirà, noi tanto voi volumi non li volete aumentare. No, noi non vogliamo aumentare i volumi. E questa è un'altra precisazione importante. Questa è migliorare l'efficienza e non il volume. L'efficienza, l'impatto ambientale, ma anche
il portafoglio di tecnologie a disposizione che gli ingegneri e i progettisti avranno. Perché quando più strumenti hai, tecnologie hai, tanto più uniche possono diventare le cose che fai. Questo è importante, no? Perché diciamo la bellezza di ciò che fai, le performance di ciò che fai dipendono da quanti strumenti hai a disposizione. E qui ce n'è. Ne abbiamo messe a disposizione alcuni, siccome è a sufficienza per un po' di anni, se mancherà qualcosa lo metteremo. Tutto scorre, disse qualcuno, no? Eh già, tutto scorre. Tra l'altro nel mondo dell'auto la velocità è impressionante a causa della transizione, ma non solo. Vincerà chi riesce ad adattarsi nel modo migliore, rimettendo in discussione tutto, comprese le tradizioni. Quindi, a proposito della Ferrari elettrica, siamo tutti incuriositi da quello che potrebbe essere l'impostazione tecnica, le prestazioni, ma a Maranello forse si stanno spingendo oltre. Un particolare che ricordo sempre è che dal 2021 nello sviluppo del modello John Elkann ha coinvolto Johnny Ive, ex Apple, per inciso uno degli ideatori dell'iPhone e dell'iPad. Se siete appassionati di tecnologia lo conoscete senz'altro. Il particolare non è indifferente perché è un designer industriale che per mestiere non pensa solo all'estetica di un prodotto ma anche e soprattutto alla sua funzione. Tradotto, se vuoi fare una Ferrari elettrica, non basta farla bella, metterci dentro un motore elettrico o una super batteria, devi reinventare il concetto stesso di Ferrari in quanto supercar. Missione impossibile? Lo scopriremo nel 2025.